Nuovo appuntamento con Bar H24. In questa mattinata insieme per commentare i temi del giorno sulla Roma abbiamo gradito ospite Matteo Vespasiani di Roma Channel. Ciao, ciao a tutti. Nonché speaker dello Stadio Olimpico da 9 anni. Questa è la nona stagione. Nona stagione, sono passate veramente in fretta, devo dire. Sono volate. Sì, sono volate davvero e tra l'altro... parlavo proprio qualche giorno fa, dicevo che è impressionante se ci penso, ero veramente giovane, adesso ho famiglia. Eri in pubblico, adesso i pubi. Adesso i pubi. Insomma, con Matteo gli ultimi 2 anni sono stati un po' così, quest'anno. Beh, un po' vedi, particolari. Vedi strilla, sì, a modo tuo. È vero, un po' particolari, devo dire che non ci hanno magari poi fatto strillare così tanto. Più che altro abbiamo strillato per tanti gol, però poi se gli altri facevano pure gli hanno altri, fatti di più. il problema era legato a quello, perché a strillare abbiamo strillato. Certo che sì. Allora, iniziamo con quello che è un problema atavico, non solo della Roma, perché per carità, insomma, non facciamo le vittime, un po' di tutti. La grana nazionali, sì. Bradley, Benazia, qualche problemino fisico, una tornata di partite internazionali, qui c'è da crociare le dita, Matteo, perché finché non finiscono e tornano indietro, tu l'aspetti a Trigoria, ma così stai veramente fuori al cancello a dire questo sì, oddio, questo no. Però ti devo dire che un amico mio addetto ai lavori, mi ha detto: devi fare il 30%. Quando vanno via 10 nazionali, tu devi sapere che almeno 3 possono tornare con qualche acciacco. È una cosa quasi statistica, e tra l'altro è un allenatore ad alti livelli, quindi mi fido. Certo è, speriamo che poi la grana non sia mai una grana così seria, non mi sembra che sia nulla di particolarmente grave, certo. Però voglio dire, se serve, Dario, per tenerli buoni la seconda partita e tornare a Trigoria in fondo, tanto meglio, a discapito pure delle nazionali. C'è poi il discorso che riguarda Osvaldo che ha detto in nazionale, ha ribadito alcuni concetti, sì, dando forza a quelle che sono state delle esternazioni, Matteo, che hanno fatto discutere. Sono andato via perché i tifosi normali stavano con me, ma c'era una parte che mi contestava, intollerabili le scritte sotto casa. Ha fatto capire di sentire questa pressione in modo evidente. In campo Osvaldo era una cosa quasi sempre ineccepibile, fuori anche lui deve fare un esame di coscienza, mi pare. Sono d'accordo, anche perché c'è da dire, secondo me, una cosa, che Osvaldo per certi versi, ho letto che ha dichiarato non mi volevano più, secondo me per certi versi lui non si è voluto più da solo, a un certo punto ha manifestato qualche intemperanza di troppo, e in un ambiente come questo, soprattutto stiamo vedendo con Garcia quanta importanza abbia il gruppo. Quando tu hai una determinata caratterialità ti fai fuori da solo, non è che o non ti voglio, non c'è troppo spazio, e quindi credo che sia stata un'epurazione quasi naturale, e credo per certi versi giustificata, giustificabile e giusta. Questo senz'altro. Lui Osvaldo è uno che ti ha fatto alzare i decibel, questo sì, possiamo dirlo, diverse volte in campo lo abbiamo detto, ha fatto quasi sempre il suo dovere. Un altro che il suo dovere, Matteo, dovrà farlo, e speriamo possa tornare protagonista prestissimo, è Mattia Destro. Sì. Abbiamo detto un fine calvario, siamo ancora alle proiezioni, ha detto anche Garcia, non c'è una data predefinita per stabilire il suo ritorno in campo. La Roma ha bisogno di Mattia Destro ha bisogno della Roma per tornare quello che era, cioè un titolare praticamente della nazionale italiana. Un anno fa giocò contro l'Inghilterra, quella migliore, sì, Ferragosto, fu una cosa fece ammattire i difensori inglesi. Noi lo aspettiamo, voi della Roma ancora ma di più. Noi lo aspettiamo a braccia aperte. C'è da dire una cosa su Destro, che si sono dette tante cose l'anno scorso, ma se vediamo la media gol è mostruosa, impressionante, sì, di presenze, di minuti giocati e di gol realizzati. In Coppa Italia non ne parliamo, è stato il bomber in assoluto. E poi diciamoci la verità, Destro è stato il giocatore più ricercato del mercato della passata stagione, ma soprattutto la Roma ha tantissima fiducia, così tanta che quel posto lì davanti lo sa che è di un giocatore veramente importante, che è Mattia, e io sono convinto che il tuo titolo, che è fine calvario, sia veramente vicino. Un calvario, un piccolo calvario per lui con è stato, questo ritardo, però insomma, però, voglio dire, l'essenziale c'è stata. Quando si recupera da un infortunio, tu sai che un protocollo viene fatto con grande serietà, poi c'è una risposta che è quella anche fisica, e se c'è un piccolo problema sicuramente si risolve, e credo che Destro sia molto vicino a lui.
Mattia Destro, lo abbiamo detto, sarà, almeno nella speranza di tutti noi, il protagonista di questa stagione. Chi da protagonista, Matteo, si è presentato? Tu a Trigoria lo hai capito dai primi passi che ha mosso Rudy Garcia. All'insegna del nuovo mister si sta plasmando questa nuova Roma. Non ci esaltiamo, sono due partite, due vittorie, però... L'inversione di tendenza, almeno da quel punto di vista, sembra esserci stata. Guarda Dario, su Garcia parlerei 40 minuti, nel senso che è lui l'uomo copertina, è lui sicuramente è stata una grande scelta tecnica. Certamente si è capita una cosa, che lui avrebbe dato delle impostazioni ben precise, e credo di non aver mai visto in 10 anni di tutti i giorni di Trigoria un tecnico così bravo a dare la propria mano alla squadra così rapidamente. Non è mai successo, dopo una settimana di allenamento la squadra faceva quello che diceva lui, ed è da lì che si è capito che sarebbe stata la strada giusta. Demiurgo, secondo me, è sicuramente la definizione più giusta, e ti devo anche dire che è vero, non ci dobbiamo esaltare perché l'abbiamo fatto negli anni scorsi, siamo rimasti un po' scottati. Pure troppo. Però questa volta i toni bassi servono, ma credo che possa essere veramente la volta buona per vedere un allenatore di grandissimo livello, un grande gestore del gruppo. È uno che secondo me sa fare bastone e carota in maniera eccellente, ed è un grande allenatore, io ne sono praticamente certo. E speriamo bene. Parola di Matteo Vespasiani, l'appuntamento con te è all'Olimpico, quando segna a Roma, anzitutto. Quello poi sicuro. Quotidianamente su Roma Channel, parola di Marito Pazzo. Parola di Marito Pazzo, certo, questa lo dice lui. Questa la spiegheremo, però è sempre Marito Pazzo, uno di noi. All'H24 è tutto per la seconda puntata, dal Too Much, grazie alla Roma 24. Ciao. Alla prossima.